nozze, un omaggio per tutti all'arrivo. Gigino c'è su Essere Runners, è riferimento delle nostre serate magiche che vi diamo, i ragazzi della Suessola. 25 minuti da via, 50 minuti da proiezione finale, 5 minuti a chilometro per voi. Gruppo giudici gare, tifata non se c'è. Gruppo giudici gare, galapodistica.it.com, Pasquale e Sonia. All'Elisa, lei ragazzi, il laghetto c'è, piacere di aver riabbracciato Enrico, Gennaro, Luisa, e quando le ritrovo significa che siamo nel pieno della bellezza delle gare, loro che si gustano 3 mesi di vacanza, io ho fatto 4 giorni di vacanza tra un appuntamento agonistico e l'altro, siamo a 26 minuti da via, 52 minuti da proiezione finale, 5-12 a chilometro per voi. La classifica squadre, ne premeremo 10, questo è il momento del 5° chilometro, 5.000 metri che vi hanno visti i protagonisti, vi aspettiamo qui, San Marco Evangelista c'è, il Brasile pure, con noi, passo di samba magari all'arrivo, siamo 26-20, 52-40 la proiezione finale, 5-16 la media a chilometro ora, grazie agli sponsor, un bel elenco di sponsor da nominare, facciamo passare ancora qualcuno e poi sottolineeremo l'importanza delle aziende che sono al nostro fianco grazie all'intera comunità di Montesarchio che risponde sempre alla grande all'invito dell'organizzazione. Siamo 27 minuti da via, un grazie alla concessionaria Top Car, gruppo Fiat Alfa Romeo, DR Costruzioni, Pasta Reggia Caserta, alla Parmalat. Siamo 27-10 da via, 54-20 la media chilometro e un 5-26 ora per voi. Banca di Credito Cooperativo San Marco dei Cavoti e Dessagno, Chiarella di Cesare Antonio, Industria Bomboniere, Metalline, Certex, Conad qui a Montesarchio, Barletta e Vestor, Supermercati Spesa Più. 55 minuti da proiezione finale per voi, 5.30 chilometro, Supermercati Deco, Supermercati Conad Arpaia, Molino Scappettuolo, Grotta Minarda, Panificio Russo, Panetteria Merluso, Vivai Votino, Foto Procaccini, Legea Cozzolino, World of Sport, Mauriello Impianti, Caturano Traslochi, Crea Pubblicità di Antonio D'Ambrosio, Innovative Serigrafia di Luca D'Ambrosio, è un elenco che non finisce mai. Siamo Rosè ragazze, 28-10 da via, 56-30 la proiezione finale. Filippo, Diego, Ale, ancora un giro per voi, Tonia, 28-20, 56-40 la proiezione finale, 5-40 la media chilometro. Colandrea rappresentanze di Menotti Colandrea, ecosistema di Maurizio Colandrea, Frantoio Oleario De Gregorio, Olearia Russo, Ortopedia Sanitaria alla Caudina, mentre siamo a 29 minuti dalla partenza, 58 minuti di proiezione finale, media 5.48 anche per Michele Capolantano e per le ragazze e le ragazze di Telese, Hotel Ristorante Il Castello, Caturana Abbigliamento, Michele Pasquale Nazzara Abbigliamento, Cesare Ortofrutta, Gianna Caffè, Edil Vetro, Montesarchio, Bar Touché, Gianna Caffè, Busso Caffè, Birrificio Artigianale Nobile, Frutta e Verdura da Michele, Industria Serramenti Faraone, Metal Sud, noi due abbigliamento ragazzi, Saviano con le sue attrete, con le sue bellezze, prima domenica di dicembre, Unipol Assicurazioni, Mancini Liberini, Filippo è appena passato, il presidente della Mancini S.p.A., nonché presidente della Confindustria di Benevento.
di Vai Cecere, di F Industrie Grafiche. Allora ragazzi, benvenuti a Montesarchio, ragazze, grazie per aver scelto la nostra gara. Macelleria Salumificio San Giorgio. E ancora, Azienda Votino, Vinicola Siamo, Proiezione Un'ora, Vinicola Biologica Caudium, Basilico Pizzeria, Illuminazione Basile. Ale Claudio, ieri siamo stati in gara assieme a Presenzano, Ditta Francesco Rivetti, Cantina Santuario, Palestra Natural Cervinara, Campobasso Marmi, AM di Alessandro Muraglia, Soggesi SRL Electro Service. E mi piglio la libertà di inserire anche ristorante, pizzeria in Borgo a Sorrento, troverete mio figlio, perché no? Ancora arrivi, e se avete bisogno di un estetista, c'è sta mia figlia, perché non basta. Eccoci, sì, ci sto fuori. Facciamo sentire l'applauso di Montesarchio per gli atleti che adesso sono a passaggio. Benvenute ragazze, benvenuti ragazzi. L'emozione è giusta, quella di correre da protagonista, è qui, si sceglie il meglio. 31:10 dal via, ci siamo nel cuore di Montesarchio per vivere una delle gare più belle in assoluto della Campania. Iperventano offre emozioni, Montesarchio riesce a fare ancora di meglio, e non è un caso che 1.300 via quest'oggi hanno confermato la presenza, esaltando lo spettacolo e l'emozione di una gara che la Podistica Valle Caudina ci dona anno dopo anno. Io quando vedo la telecamera ci vedi giù, eh? 31:30 da via, 1:03. Rosaria c'è, Rosaria Vecchi, Telese, l'8 ci saremo per il campionato, una grande gara internazionale. Rosaria, bocca al lupo nell'altro giro. Altra gara, il presidente Rivetti in canotta verde. Reggia Reggia, saremo la terza domenica di novembre alla Reggia Reggia, la seconda di ottobre saremo alla mezza di Telese. Professore Papati, siamo a 32 minuti da via, ancora un minuto all'arrivo del vincitore. Attenzione che siamo all'arrivo, vediamo se sarà la mitica Diri o Antonello Parretta a vincere. Intanto ci sono passaggi, Teresa c'è, attenzione perché a breve d'arrivo Lidia, Giovanni, grande Michele. 33 minuti da via, eccoli là, la mitica Diri leggero vantaggio rispetto a Antonello Parretta. E le emozioni salgono, c'è chi deve fare ancora un giro, ma c'è che si proietta adesso verso l'arrivo. Amici cadivi, Antonello Parretta, la selezione è stata fatta, presumo ci siano 20-30 metri tra i due. Ragazze benvenute, nonostante la fatica, amici cadivi, Antonello Parretta, c'è la celebrazione con la vittoria. Ormai è definita la classifica per le prime due posizioni. Quindicesima edizione della Stamoto Sarchio, la vittoria per Amit Kadiri, Tim Laghetto, seconda posizione per Antonello Parretta, 33-39 per Amit Kadiri, un 3-21 e 9 di media per lui. Splendida emozione che avete vissuto insieme a noi, la vittoria di Amit Kadiri, Antonello Parretta, ma attendiamo quello che succederà alle sue spalle. User TV con noi, l'emozione è quella di Montesarchio. Attenzione, arrivi, è felice, dovrebbe essere felice in terza posizione. Ale Felix, felice Simone in terza posizione, grande gara, soprattutto nella seconda parte. Enrico Signorelli, andiamo a definire la classifica finale con Marco in terza posizione, in quinta posizione. Enrico e Marco, siamo alla definizione delle posizioni importanti, ma qui la
Polistica Valle Caudina riesce a rendere tutti importanti. Ragazzi, ancora un giro per voi. E Marco Fucci in quarta posizione, Enrico Signorelli quinto, Aniello c'è, la Polistica Valle Caudina con i suoi splendidi atleti. Angelo Grasso, Ale Fabrizio, Ale Andrea, forza Piero, andiamo a chiudere gli ultimi metri, siamo poco sopra i 35. Fabrizio Meulice, Telese fa parte dello staff dei miei atleti, così come Marek Adam che sta tornando su di condizione. Marek all'arrivo, Fabrizio 34, 35, 23, Marek 35, 32 per lui. Ancora arrivi Ale, Mamadou, Ale, Antonio, forza Giovanni, Mai Scirona, in Knek. Questa canzone fu scritta da questo gruppo anni 70-80, dedicata a una ragazzina di cui si innamorò il cantante. Scirona è rimasta nella storia, guarda, beh, sarà ricordata sempre. Mai Scirona. Salomon, Kodom, Ale Gabriel, forza ragazzi, andiamo a chiudere, non mollate ora, è momento di definire la classifica anche per società, portare punteggio ai nostri team. E Francesca Zulli in testa, lei Giovanni alla gara femminile, ma staremo a vedere. Ale Giorgio, Ale Aniello, 36,40 da via, arriveranno sui 3,42 in media chilometro per loro, ci sono ancora qualche, c'è ancora qualche metro che li separano dalla zona arriva, arrivo, Mai Scirona. Ale ragazzi, una dedica speciale, praticamente cambiamo il nome finale, ma è una dedica speciale, Mai, 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 Mai. Ale Sasà, qui, 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 l'emozione, Montesarchio c'è, così come Pasquale, Ale Sasà, forza ragazzi, non mi mollate proprio ora, siamo 37, tra 3 minuti l'arrivo della prima donna. Quanti ricordi con Mai Scirona, le splendide emozioni, eravamo inizio anni 80. Neck, Mai Scirona, 37,40 da via. Faceva una corte spietata a Scirona e lei non ne voleva sapere niente. Quando poi ascoltò per la prima volta questo brano, ci fu la scintilla, si innamorarono e sono stati 3 anni assieme, poi sono rimasti amici e ancora oggi si sentono, ma queste sono le viviscenze del mio passato radiofonico. Ancora arrivi, 38 minuti da via. Anzi, ho visto a Napoli i manifesti della Coppa del Mondo di Nuoto che ho presentato per anni e lì collaboravo con Radio Ischis Italia. Ancora arrivi, 38 e 20 da via. Jumpy! Allora ragazzi, andiamo a chiudere, non mi volete proprio ora, mancano 2 minuti all'arrivo della prima donna. .51 la media tenuta fino ad ora, poi restate con noi, c'è ristoro, c'è l'emozione della gara, ci sarà la cerimonia protocollare, ma adesso dobbiamo dedicare tutta l'energia a voi che siete protagonisti insieme a noi. L'acqua giallo ai 100 metri dell'arrivo, i 12 Ariano Il Pino per il Mennea Day, per ricordare il carissimo Pietro Mennea, del quale sono stato molte volte moderatore di convegni dove lui, il grande Pietro, lo zar di tutti i tempi della velocità italiana, 19,72 sui 200, ancora record europeo. Ricordo il pranzo che vivemmo assieme con la moglie Emanuela ad Agropoli. E grazie ancora, 40 secondi, siamo sotto i 40 minuti, non mi mollate come ora, perché siete alle bandiere italiane. Che scoppola ieri in Spagna, fanno tanti buffoncelli in Italia, poi quando vanno in Europa è come l'atletica leggera italiana.
quando fanno i campionati italiani fanno tutti i buffoni, quando escono fuori sono mazzati. 20 secondi, forza ragazzi, dai che mancano pochi secondi ai 40, possiamo farcela. 10, 9, 8, 7, 6, 5, tu ci riesci. Bruno Marcel, accompagnato in zona arrivo. Forza ragazzi, non mi mollate proprio ora. 40 e 10 da via. Attenzione perché tra poco arriverà la prima donna. Attenzione, a breve avremo la nuova regina di Montesarchio, Francesca, eccola qui, la prima delle donne, agli 80 metri dal traguardo, Francesca Zulli, protagonista, salute per la gara femminile, filtro in arrivo, Francesca vince ed è la regina della 15ª edizione della Stra Montesarchio, 40 e 37 per lei, facci il buffone, 4-0-3 e 7 al chilometro per lei. Forza ragazzi, siamo sotto i 41, ora 41 minuti dal via, 4.06 la media, teniamo Lucia Volio in seconda posizione, grande gara Lucia, grandissima performance, Ale Antonino, seconda posizione assoluta, grande Lucy, seconda dalle donne, bella gara Lucia, complimenti davvero, 41 e 18, 17 per lei. Anna Davino che torna a gareggiare, terza podio per lei, amatori, podismo, bel evento, Annetta terza all'arrivo, vieni Anna tranquilla, è un ritorno alle gare, grande Annetta, 41 e 40, 4 e 10 finale per lei, 4-0-9 e 9 a chilometro per il suo arrivo. Martina confermi le medie, non lo sto dicendo cavolate, in genere dico un sacco di cavolate ma ogni tanto mi capita anche, sì grazie. Con arrivi Ugo c'è, Giuliano pure, forza, ieri una bella gara di Marco, l'avremo ai campionati italiani a Bergamo, i miei atleti saranno lì sabato prossimo. Ale Peppe, ci troviamo dappertutto, ci dobbiamo sposare a te. 42.15 da me, 4.13.5, oh ci sono le unioni civili, non so se mia moglie sarà d'accordo. Sonia Damiano, i ragazzi e le ragazze, i podisti doc. Uptown, funky 4 e 16, ragazzi siamo sotto i 4 e 20, sotto i 4 e 20, non mi mollate proprio ora, mancano ancora 30 secondi per il muro del 4 e 20 a chilometro, un muro da battere assieme, 20 secondi per voi, sotto i 4 e 20 a chilometro. Possiamo e dobbiamo farcela, ma quante ragazze, è bello vedere la corsa in rosa, saranno tutte premiate, 44 minuti fa è partita la gara, 2640 secondi dal via, 44 e 10 e qui l'emozione giusta, l'emozione numero 15 della gara di Montesarchio. Ma quanti ne siete, ma incredibile, il colpo d'occhio eccezionale, qui dall'alto, 44.20, ancora 40 secondi, siamo sotto i quasi 30 km, Francesca, Anna Maria, alle ragazzi, alle Paola, ancora 20 secondi.
numeri sotto i 4,30. Dai, l'ultimo sforzo assieme, riusciamoci ragazzi, possiamo e dobbiamo farcela. Obiettivo 4,30, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4,30 ora. Ale Raffaele, stasera Sant'Agata dei Degolti, uno dei borghi più belli a livello italiano e non solo. Sentire adesso inizia ad aumentare anche l'umidità, ma voi siete all'arrivo, restate con noi, grande Plex, Mondial Service, con noi, grande marchio, grande azienda sensibile al messaggio dell'atletica, il riferimento d'essenza della Mondial Service all'arrivo insieme a noi. Gara 13, 46 minuti e partita la gara. Ale Francesco, Francesco Diana, ci siamo incontrati a Pisciotta, si ritorna alle nostre belle gare domenicali. 4,36, la media chilometro Giovanni c'è, Vincenzo pure. Oh, a sole non si può essere, caldo vicino. Team di Fata, 46,30 dalla partenza, 4,39 la media chilometro. Un altro muro da battere è quello ideale del 4,45 chilometro. Ci sono ancora 60 secondi a vostra disposizione per viverla fino in fondo sotto il muro del 4,45. Voi che siete ai 150 metri dall'arrivo, assieme ci riusciremo. 47 minuti fa è partita la gara. Pepe, la cerra c'è, la 30 secondi, stasera c'è Sant'Agata, stasera alle 8 e mezza in notturna. Presidente, benvenuto all'arrivo, 15 secondi, dai che siamo sotto i 4,45, Iacin, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4,45, Gin d'Argene all'arrivo. Ancora ragazzi, ancora ragazze, ancora canotte colorate, ancora emozioni che ci dona la Podistica Valle Caudina. Presidente Pasquale, grazie, grazie a te e ai tuoi ragazzi, alle tue ragazze, allo staff, grazie a Gigino De Lucia. Terza domenica di marzo ci saremo a Santa Maria Pico. Anna Maria c'è, Anna Maria benvenuta all'arrivo, forza ragazze, grandi, benvenuti all'arrivo tutti. Tina benvenuta, Armando presidente d'Abruzzo, poi Emma 48,30, 4,51 al chilometro. Voi che siete a 300 metri dell'arrivo, assieme, via Elena, non mollare, andiamo a chiudere, Pasquale della Torca, un abbraccio fortissimo a te, una dedica speciale, Elena sotto i 49, via Elena, non mollare ora, 48 e 53 da via, 60 secondi e il muro dei 5 minuti al chilometro. Dai che ce la faremo assieme, via Filomena, via ragazzi di tutte le età, con canotte diverse, ma la stessa passione, la corsa, la Russia c'è, e Caterina all'arrivo, complimenti, Maria, Filomena, forza ragazzi, forza ragazze. Emanuela, siamo 49, Rita, 49 e 40 da
Lombardia. Mancano 20 secondi al muro dei 5 minuti a chilometro. Faccio il buffoncello con la maglia della mezza maratona di Parigi, ma io tengo nello studio medaglie di tutto il mondo, me ne ha già fatta manda U. Allora ragazzi, 50 e 10 da via, 5.01 va bene a chilometro, Saviano c'è. Ale Silvia. Alle Letizia, Marilena Letizia, dai 5.06, niente male, un punto di riferimento e poi decollare assieme con la nuova preparazione. È arrivato il messaggio, con arrivi. Pierita di Antonio, siamo a 51 minuti e 30 secondi, decimo chilometro di Inzala, via Ciro Graziano c'è, ma che bello vedervi qui con noi insieme alla Podistica Pallacanudina, è una storia della corsa qui in zona Beneventana, quindicesima edizione di una delle gare più attese e più partecipate. Franco Manna c'è, podistidoc.it. Tutti i collaboratori di Podistidoc, grazie sempre. Siamo a 52 minuti da via, 5 e 12 al chilometro. Pasquale, Luigi, grazie. Oh, si inizia anche a sudare. 52 e 10, saluto anche Raffaele ed Anna che hanno riportato il loro splendido abbigliamento a disposizione degli atleti. Anzi, lasciatemi ringraziare il mio sponsor delle scarpe, Elite Sport Castellammare di Stabia. Liga 2 c'è! È bello, io aspetto di vedere un concerto, però non vado dove c'è casino, quindi vedremo se pur pagando tanto all'interno di un teatro da qualche parte. 52.40 da via. Dai che siamo sotto i 53. Restate perché c'è la cerimonia per parlare da vivere assieme. Qui a Montesarchi è il piacere di restare fino alla fine. Run for life. Saviano, Caivano, Aversa, poi adesso ci ritroveremo a Cassino, ci sarà la scalata dell'Abbazia, a maggio verranno 1000 polacchi partendo da giù Cassino arrivare all'Abbazia per depositare una rosa su ogni tomba di caduto della seconda guerra mondiale. A Fonsina la bellezza di una gara che è entrata nel tessuto sociale di, come parlo bene oggi, di Montesarchi, davvero una grande, grandissima emozione. Sì, come hai detto tu, si parte dalle passioni, questa è una grandissima passione che poi si traduce in offerta al paese, in offerta di una grande festa, di un grande stare assieme e di un crescere assieme nella cultura, nello sport, nel sapere, nel mondo. Grande regalo che fate all'atletica leggera e alla passione dei tanti. Rino poi rientra a Polla, 54 e 10. Attenzione, tantissimi atleti in gara, lasciamoli arrivare serenamente, lasciamo fare il gran lavoro del gruppo giudici gare, il team di Benevento.
Giornà, benvenuto nella nuova società, ragazzi. Sanio Rana SC, Angela, benvenuta all'arrivo. Ragazzi e ragazze, che bello vedervi qui. Siete assoluti protagonisti, al di là del tempo e delle classifiche, ma l'emozione più grande la dà esserci e vivere la gara fino in fondo. Adriana c'è, Ale, Patrizia, Maria Rosi, Rita, benvenuta all'arrivo. Forza ragazzi, forza ragazze, 55-10 dalla partenza. C'è Federica in zona traguardo. Siamo sotto il muro del 56. È sempre un bel incedere. Angela Rosiello, zona arrivo. Ale e Clara. Graziella c'è. 55, 40 da via, 5, 34, Elio Totoro c'è, Ecosport Ercolano. K42 Salerno, con noi Salerno c'è, Gennaro Onza presidente, Team Laghetto, team che si candida nelle primissime posizioni della classifica squadre. Ora arrivi, ora gara, 56 minuti fa è partita la gara, 3360 secondi, già vissuti insieme a noi, Michele Campolottano, presidente, terza domenica di settembre saremo a Maddaloni per vivere l'ultima tappa della Coppa Quadrifoglio. Prendiamo la Vespa, andiamo. La stanno aggiustando da 4 anni la mia Vespa. È diventata d'epoca lì da meccanico. Forza donne, forza ragazze, forza Telese. Presidente Rivelini, benvenuto all'arrivo, Diego. Presidente della Confindustria e soprattutto della Rivelini SPA. Diego, organizzatore della 10 e mezza maratona di Telese. Siamo a 57 minuti e 10 secondi da via. Benvenuti a tutti. Com'è bello andare in giro a presentare eventi di sport fin quando la natura ce lo dà. Sonia c'è. Ci vediamo stasera a Sant'Agata. Con arrivi. Ho fatto un giro in costiera in scooter qualche giorno fa, un'emozione incredibile, una serata magica, vedere la penisola sorrentina accompagnata nel modo giusto e l'esaltazione delle emozioni. Ancora arrivi, 58 minuti da via. Maria Rosaria all'arrivo, Giuseppina c'è, Aleanna benvenuta, siamo a 2 minuti dalla soglia dell'ora di corsa, dai, ognuno c'ha un tempo di riferimento, perché no, possiamo batterlo quest'oggi, ma già è successo ed essere qui protagonisti insieme a noi, ora gara, ancora emozione, ancora Monte Sarchio. Benvenuti ragazzi, che bello il vostro sorriso, benvenuti all'arrivo. 58 e 40 dalla partenza. Gara, quando tutto funziona
è molto più facile. Benvenuto all'arrivo, ci sono ancora 20 secondi Claudio per te, per scendere sotto il muro dell'ora. Che splendida medaglia che è stata consegnata ad ogni atleta all'arrivo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, un'ora di corsa. Ci sono ancora tantissimi atleti che devono chiudere la loro gara, poi ci porteremo in piazza per la cerimonia protocollare nel momento in cui la classifica sarà ufficializzata dal gruppo giudici gare, e con Pasquale Pizzano potremo dare il là alla cerimonia protocollare. Ma intanto ci sono ancora tanti arrivi da vivere, un'ora e 40 secondi da via. Sonia Maria, buon lavoro anche a voi. C'è tanto da fare, sono mille gli atleti. La sindrome del fotografo. Benvenute ragazze, Caivano Runners, Anna Maria Minervino all'arrivo, Anna Mary. Ciano Pietro all'arrivo. Sentiamoci, mi sembra un piacere. Cicciano, tornerò a presentare a Cicciano con infinito piacere la prossima primavera. Benvenuti all'arrivo ragazzi, emozioni che si aggiungono perla dopo perla nelle organizzazioni campane. Un'ora, 02 e 10, Rosaria, ragazze benvenute all'arrivo. Stasera si va a Montesano, se avete ancora un briciolo di energia vi devo far camminare stasera, vedo qua. Buon appetito, buon appetito. Corriente ragazzi, qui la medaglia, mettetela da parte. Benvenute, quante ragazze che corrono per il team di Telese. Un'ora, 03:30, non so dove sia, ma un abbraccio, un bacio a Pia Di Nuzzo, Pinuccia, una delle mie splendide atlete che fa parte dello staff organizzativo. E grazie a voi ragazzi, siete straordinari, perché già vivere momenti di sport e fare proseliti, perché quando correte, quando vi allenate nelle vostre realtà, promozioniamo lo sport tra i giovanissimi. 12 di settembre in Enea Day saremo ad Ariano il Pino, mia nipote andrà a Roma a vivere il Enea Day perché deve trovare qualche avversario, purtroppo per lei è troppo forte, ma bene, scherzo, rispetto all'avversario campano, e deve emigrare.